regione sostiene perso in modo anche trasversale, mettendo insieme qualche risorsa proveniente da più assessorati, turismo, residenza, sociale, anche sociale, sì, l'assessorato, diciamo, sanità sociale. E questo non solo perché è sempre complicato mettere insieme un budget da parte di uno solo, ma anche per il fatto di riconoscere un ruolo a questo festival diverso da altre occasioni o culturali o comunque o sociali o di altra appunto natura presenti all'interno della nostra regione, perché perso credo sia un'occasione peraltro di crescita per Umbria, di crescita per il livello nazionale. E mi fa anche piacere quando Stefano Rulli ha affermato e afferma che il compito di questo festival è di fare ma anche di comunicare, se penso ad un'Umbria che pur piccola ha avuto una tradizione importante, robusta in tema di psichiatria, fin dagli anni 70, gli anni 80, dove insomma tra le prime province a sperimentare le nuove leggi che hanno affermato un diritto di cittadinanza e anche a comunicarle, tant'è vero che insomma tutti i libri che noi leggiamo vediamo erano assieme a poche altre province del nord una punta d'avanguardia culturale in quella grande battaglia. Dopo tanti anni, come tutte le cose, c'è bisogno di perfezionare quanto abbiamo fatto, la comunità è cambiata, sono cambiate le famiglie, sono cambiati anche i disagi e quindi compito anche delle istituzioni e della programmazione, degli strumenti che noi mettiamo a disposizione, dei luoghi ma anche dei modi, deve per forza le cose cambiare. E da questo punto di vista io credo che perso possa essere un'occasione per l'Umbria, per i cittadini, per le istituzioni, per il mondo della cultura, perché è sempre è come sull'ambiente, così sul sociale, non è mai un atto formale amministrativo quello che può migliorare o raggiungere nuovi traguardi. Prima di tutto l'approccio culturale e l'approccio culturale e il valore culturale degli atti che facciamo. Prima dobbiamo esserne convinti di un problema e poi trovare anche le soluzioni. Quindi loro hanno un contributo anche da questo punto di vista. Quindi come momenti importanti di mettere a confronto il cinema documentario, quindi con personalità riconosciute, riconoscibili, alcune nostre, altre di livello nazionale, nostre ma di livello nazionale, alcune le conosciamo meglio e altre meno, ma le conosciamo perché hanno un profilo nazionale ed anche internazionale, quindi una grande occasione anche per il mondo della cultura, per un cinema che pur avendo delle presenze in Umbria, penso a Spello, penso a Montone, penso a Terni, probabilmente avrebbe diritto ad avere qualcosa in più rispetto alla musica, al teatro, tutto quello che facciamo per appunto altri settori, e oltre a questo il grande valore culturale e sociale che questa occasione dà, differente o non differente. La comunità è fatta di differenze e nella conoscenza della differenza che credo si possa costruire una comunità che insieme sa governare e gestire tutte le sfumature di cui c'è bisogno. Quindi questo è uno dei temi, peraltro io anche dal punto di vista personale mi affascina di più, anche con il lavoro che ho fatto e facevo prima di iniziare con l'aspettativa a fare l'amministratore a tempo pieno, proprio perché vengo da un mondo e da un mestiere che mi ha messo in contatto con il sociale, con la diversità, con le persone che dal punto di vista anche psichico hanno dei problemi, conosco questo mondo e mi affascina e so che ogni piccola goccia che noi portiamo per far sì che ci siano possibilità debba essere sostenuto con la forza da parte di tutti quanti. Quindi grazie agli organizzatori, a chi l'ha pensato, a chi l'ha immaginato, a chi ci lavora, grazie a chi si è messo a disposizione, in bocca al lupo. Io non sarò presente perché devo andare credo di essere in Sicilia in quei giorni, la seconda parte, fare in modo di qualcosa di poter
comunque riuscire ad esserci, ma comunque ecco, grazie per questa bella opportunità che voi fornite intanto a voi.